Bellissima inaugurazione stamattina di questa sede. Intanto voglio ringraziare alcuni miei amici e collaboratori che negli ultimi 3 giorni hanno individuato questo luogo, ho preso la disponibilità e sistemata. Quindi li voglio proprio ringraziare perché mi hanno fatto una bellissima sorpresa nel mettere a disposizione della città, di tanti dei cittadini, di elettori che vogliono prendere informazioni o incontrarmi, questa sede qui al centro di Fano. Oltretutto l'hanno arredata molto bene e li voglio ringraziare ufficialmente. Poi voglio ringraziare il candidato presidente Francesco Acquaroli, che sapendo di questa inaugurazione ieri mi ha cercato e mi ha detto: "Guarda, sono da quelle parti, vengo volentieri", e insieme a me prima ha tagliato il nastro. Poi ha ringraziato tutti i presenti e mi è dovuto scappare perché aveva un altro impegno sempre qui a Fano, di fatto allo stesso orario. Per quel che riguarda il mio impegno, sono molto convinto che le Marche meritino un giro di boa. L'amministrazione uscente, l'amministrazione Ceriscioli, non è stata una cattiva amministrazione, è stata un'amministrazione che non ha governato, cioè non ha lasciato nessun segno evidente, ha portato avanti il lavoro solo tramite i burocrati, i dirigenti regionali, senza dare direttive, senza risolvere i problemi. Tant'è che la sanità ne soffre, tant'è che la viabilità ne soffre, tant'è che i terremotati marchigiani dopo 4 anni di fatto sono quasi come 4 anni fa. È un problema molto serio. Io il mio massimo impegno lo metterò sotto alcuni punti di vista: la vicinanza alle piccole e medie imprese, quelle del territorio, per fare in modo che i nostri territori, anche dell'entroterra, rimangano vivi, rimangano diciamo, presenti anche come attività, cioè i cittadini devono avere i servizi sanitari, viabilità e altro per poter rimanere sul territorio, a presidiarlo. Una cosa che ci tengo molto è che questa non la sento mai dire a nessuno. La Regione Marche in questi ultimi 5 anni non ha avuto un assessore ai servizi sociali, non c'è. È tutto accomunato all'interno della sanità. Ma sappiamo benissimo che ci sono tante situazioni di sofferenza, particolarmente legate anche a questa crisi grossissima legata al Covid, che però si ripercuote anche sull'economia, quindi su anche le difficoltà alle famiglie delle persone. Ecco, serve assolutamente che ci sia un assessore, un assessorato dedicato all'attenzione verso il mondo del sociale, quello che non c'è stato finora. Quindi tanti temi, forse nessuno nuovo, ma qui non si tratta di temi nuovi, si tratta di affrontare i temi anche vecchi che non sono stati mai risolti.